Les amis, oggi je vous ai amené un cliente. Vi ho portato un cliente, mi scuso, oggi video in italiano, però il momento è quello, diciamo la verità. Romeo Agresti, amico, collega, gol.com. Ciao, è un grande piacere di averti sul canale, Romeo. Grazie, Elvi. No, mi scuso io che non parlo francese, purtroppo. Quindi... Sai qualcosina in francese? Qualcosina. Come si dice qualcosa? Quelque chose. Hai visto? Come si, come sa. Tra, diciamo, 2 mesi, Romeo, parlerò francese. Sì. Diciamo che ieri la Juventus ha avuto tante difficoltà per impostare il suo gioco, di nuovo tante difficoltà nella manovra, ma dobbiamo prima parlare di cosa sta accadendo in questa Juventus, cioè Allegri, tutto il momento di difficoltà. La Juventus ha vinto, ma resta qualcosa di negativo in questa vittoria, perché la Juventus è passata ancora a niente di una figuraccia. Perfetto, la tua analisi è perfetta, credo che poi oggi non si debba rimanere ancorati esclusivamente al gol di Rugani, perché sì, la Juve vince, non convince, soffre maledettamente, rischia di non vincere per la quinta partita di fila, ed è stata una prestazione secondo me preoccupante, soprattutto a livello mentale, perché poi sai, sul gioco non gioco di Allegri è un tema che ci trasciniamo da anni, ma adesso ho visto proprio una squadra con evidenti difficoltà, una squadra che fa molta fatica con avversari alla portata, perché se parliamo di Empoli, Udinese, Verona, Frosinone, non è che stiamo discutendo di Manchester City o Real Madrid, però la certezza è che ora la Juventus continua a essere in crisi, perché non può essere questo successo a pensare, no, di non esserlo più. Ma domanda non facile, ti dico la verità, ma secondo te perché questa Juventus fa tante fatica in questo momento contro squadre in un calendario, diciamo, abbastanza facile? C'è stato l'Inter, ma il Verona, Udinese, Empoli, il Frosinone, diciamo che dopo Frosinone sarà più complicato. Perché in questo momento la Juventus sta facendo tante fatiche? Ti dico la verità, Elvi, non lo so. Io ho la sensazione che la partita con l'Empoli abbia portato a far saltare in aria l'ambiente a livello proprio mentale, no? Quasi come se i calciatori non credano più in quello che stanno facendo e come abbiano dato per scontato, no, di essere ormai in Champions, quando non è così, perché oggi se tu non avessi vinto sarebbe stata molto complicata, a maggior ragione considerando come le prossime due saranno contro Napoli e Atalanta. Quindi l'unica buona notizia di oggi è che manca una vittoria in meno alla quota Champions. Però se mi chiedi, e la tua domanda è ottima, come mai così tanta fatica contro le cosiddette piccole? Io non lo so, non lo so, e per questo se fossi un tesserato Juve sarei ancora più preoccupato. Beh, secondo me è facile dire questo, ma secondo me mentalmente è quasi la risposta scontata. Perché la qualità in questa squadra c'è, cioè non è il Manchester City, ma c'è la qualità per far di più, ma c'è la sensazione che mentalmente questa squadra, dopo il pareggio qui contro l'Empoli allo Stadium, ha lasciato tanta energia e anche l'entusiasmo della voglia di essere lì nel scudetto, nella corsa scudetto contro l'Inter. Io la vedo così, forse mi sbaglio. No, ci sta questa tua chiave di lettura, perché magari finché eri lì con l'Inter, e come diciamo noi in Italia, gettavi il cuore oltre l'ostacolo, no? Cercavi di andare oltre i tuoi limiti. Dal momento che hai capito che quello non è più un obiettivo alla portata, ma anche inconsciamente abbassi il livello di attenzione, il livello di performance, e questa Juve non se lo può permettere, perché non ha, per come è allenata da Allegri e per come anche qualche lacuna strutturale, si abbassa un po', no? Sì. L'attenzione, è una squadra vulnerabile, è una squadra abbattibile, e il segnale più brutto è che tutte quelle che sono venute ultimamente qua, Empoli, Udinese, Frosinone, tutte sentono di poter fare il risultato con la Juve. Sì, questo fa paura, perché comunque sono squadre meno forti che la Juventus. Ma io ti faccio anche una provocazione: per chi viene allo stadio o per chi gioca con questa squadra, abbiamo capito, lasciare il pallone a questa squadra, a questa Juventus, è forse la migliore cosa possibile. Sì, sì. Perché col pallone questa squadra fa tanta fatica. In fase di costruzione, l'abbiamo capito anche quando si vinceva tanto nel girone d'andata, la Juventus fa fatica. Quando deve ripartire o sfruttare, diciamo, gli spazi che concedono gli avversari, crea qualcosina in più. Il problema del problema è che le squadre come il Frosinone, che hanno qualità e coraggio in palleggio, vengono qui e ti fanno girare come a zonzo. Sì. Perché fatichi, no? A capire il livello di timing.
E poi dobbiamo anche considerare Elvin, che la brutta notizia per oggi per la Juve arriva anche dagli infortuni di McKennie, che ha la lussazione alla spalla sinistra, e Rabiot, che ha un dito fratturato del piede. Sai, adesso io non so bene i tempi di recupero, però se non dovessero esserci a Roma, ah, scusami, a Napoli, ed è difficile che possano esserci. Già, Togliamo questi due giocatori. Oggi McKennie è stato il migliore assieme a sì. Vlahovic. Già nel centrocampo oggi si fa fatica a creare, a essere pericoloso. Immagini senza McKennie che ti porta qualcosa in più in questo centrocampo. Temo Allegri, io ho visto tra le tante difficoltà di questa Juventus, ho visto un Allegri un po' perso tatticamente, cioè con tante idee, ma soprattutto con tante confusioni. Sì. Abbiamo capito, la continassa si lavora anche su una difesa 4, forse un 4-4-2, ma tipo contro il Verona, contro l'Udinese, ma anche oggi contro il Frosinone, ho visto c'è qualcosa tatticamente che lascia un po' così così. Sì, si fa molta fatica, anche perché ci sono dei calciatori che hanno abbassato un po' il loro rendimento, ma in generale è quello che dicevamo, cioè se una squadra non è perfetta in fase difensiva nelle letture, la Juve prende tanti gol facili. I gol che ha preso con il Frosinone sono gol facili. Il gol che aveva preso a Frosinone all'andata, gol facile. Il gol che aveva preso a Salerno, gol facile. Il gol che aveva preso in casa con l'Inter, gol facile. Cioè, è una Juve, secondo me è un falso mito dire che abbia una difesa rocciosa, granitica, perfetta. No, la Juve è una difesa molto vulnerabile, infatti sta prendendo una caterva di gol. Però il problema è che ha preso gol, tanti gol contro avversari. Oggettivamente non si può prendere gol. Hai visto la partita, ovviamente, contro il Frosinone, i due gol sono evitabili, cioè non si deve prendere questo tipo di gol, Nella basta. maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Ma in questa partita quello che anche ha fatto male in un senso è il momento complicato che sta vivendo Chiesa. Io ho visto un giocatore perso sul terreno, ma anche perso mentalmente, cioè Sfiduciato. non lo vedo tranquillo. Sì, sono d'accordo. Credo che sia stato di gran lunga il peggiore della Juve. Bisogna capire quanto sia un problema di Allegri e quanto sia un problema suo. Mi spiego meglio. È appurato che tra Juventus e Nazionale il rendimento di Chiesa sia differente, perché Chiesa rende di più in un tridente. Sì. Se gli chiediamo di fare la seconda punta, probabilmente snaturiamo un po' le sue caratteristiche, però io capisco tutto, ma in gare così mi aspetto che lui faccia più performance, Allegri o non Allegri, perché al momento mi sembra proprio che si sia intristito, cioè è proprio triste, un giocatore che non dà emozioni. Sì, si vede, E, non, si vede. e probabilmente non le prova. Infatti, sarebbe anche qualcosa di inquietante in questo momento, ma dal punto di vista tattico io personalmente non mi aspetto qualcosina di nuovo. Il 3-5-2 forse lo vedremo fino alla fine, fino Sì. alla fine della stagione, ma comunque lascia un po' l'amaro in bocca, perché secondo me questa squadra può giocare in 4-3, perché davanti lì hai le armi per Chiesa, Vlahovic, Ildiz. Secondo te è facile dire questa cosa? Non siamo allenatori. Io sono il più scarso possibile tatticamente parlando, ma secondo te il 4-3-3 ti cambierebbe qualcosa dal punto di vista almeno non dico del gioco, ma mentalmente nella fluidità del gioco? Qualcosina sì, probabilmente andresti più in ampiezza e faresti fare un po' più di qualità allo stesso Chiesa. Il problema vero è che per esempio per la difesa 4 la Juve non ha i terzini, perché sì, può giocare a sinistra Cambiaso come giocava a Bologna, e a destra quando rientra Danilo può giocare lui, però poi per il resto non è niente. Quindi se tu magari in estate vuoi tornare al 4-3-3, devi andare a rinforzare anche la batteria degli esterni bassi. Già da anni che parliamo di questo È un difetto, problema annoso. no? Come il centrocampo, tanto per intenderci. Romeo, abbiamo fatto il punto, grazie, merci. Grazie a te. Merci beaucoup. De rien, de rien, Ovviamente de vi metti tutti i tagli, Romeo, ma penso che l'hai seguito rien. De già. rien, de rien. È tutto qui alla linea stagna. Ciao ragazzi.